di PD e molto altro, regga, rimanga unita e continui a lavorare nell'interesse della Puglia. Poi i numeri ovviamente sono dipendenza anche di queste telecamere, no? Che sono le campagne elettorali, si fanno là dentro. Io purtroppo non faccio la campagna elettorale nazionale e immagino che anche gli elettori pugliesi decideranno in televisione chi votare, quindi forse meno vanno in televisione i leader, meglio andranno le elezioni del Partito Democratico. Il Presidente metterà anche in salvaguardia il civismo pugliese, perché da Liberi Uguali arriva anche una richiesta di rimpasto per i due assessori civici. Vabbè, Liberi Uguali è il PD numero due, quindi ha tutti i difetti del PD e non ha la forza del PD. Lei abbandonò il PD un po' di tempo fa, adesso vi ritorna in una maniera differente, ancora civico, come vede anche la vita interna dentro quello che era il suo partito? Ma io ideologicamente non ho mai abbandonato il PD, mi sono sempre ritrovato nelle idee del PD e ho sempre manifestato la mia vicinanza al partito. Penso che a Lucera, probabilmente in quella fase storica in cui ho mollato, è stato il PD di Lucera a fare scelte che personalmente non ho condiviso. L'imposizione del candidato sindaco nella persona di Bizzarri non mi convinceva e sono orgoglioso di aver fatto quella scelta, che rivendico con tenacia, perché ritenevo e ritengo che occorreva dare una svolta alla città e quindi il civismo di Tutolo rappresentava questa svolta. Adesso un po' tutti stanno ritornando alla casa madre, anche Bizzarri si è visto in Forza Italia l'altra sera al comitato. Beh, non sapevo che Bizzarri avesse fatto questa scelta, ma non mi sorprende, considerando che forse lui nel PD era un attimino fuori luogo. Quanto voto secondo lei Lucera porterà ai candidati poi civici, che sono quelli vostri, dei vostri colleghi? Ma io ritengo che una percentuale rilevante di gente di Lucera vicina al civismo, vicina al PD, si riconosca in questi candidati e li voterà in maniera massiccia.